Tutto cambia, tutto si trasforma, ma una cosa resta sempre uguale: Hamilton che vince. Bene amici, Monito Sport Channel, sono Scanale, ci nuovo qui per un nuovo post gara, nuova stagione, e a vincere il GP di Bahrain. E stranamente, l'avreste mai detto, Hamilton. Verstappen con la macchina migliore fa una gara praticamente quasi perfetta, però gli manca quel pizzico di esperienza, di cattiveria che ha Hamilton. E fortuna probabilmente anche. Niente, Hamilton ne sa una più del diavolo, non muore mai, anche con una macchina meno performante rispetto a quelle degli anni precedenti probabilmente, ma è sempre lì, non molla mai, è sempre in vetta. È uno tra i migliori di sempre, sicuramente. Su questo non c'è dubbio, ovviamente. Gara che si è decisa principalmente negli ultimi 12 giri, quando Verstappen con le gomme medie cercava appunto di rientrare come un fulmine su Hamilton, che sembrava ormai verso il secondo posto. Infatti negli ultimi 3-4 giri Verstappen supera Hamilton, però in curva, non mi ricordo che curva era, forse 4, in curva 4 esce fuori dal, dopo il secondo DRS, la zona del secondo DRS, esce fuori dalla pista, e quindi i suoi meccanici lo richiamano a cedere la posizione a Hamilton. Lo hanno fatto, cioè c'è da discutere, hanno spiegato che lo hanno fatto probabilmente per permettere nei prossimi 3-4 giri che mancavano a Verstappen di potersi ricostruire un sorpasso e quindi provare ad arrivare alla vittoria. Così non è stato, infatti Hamilton l'ha mantenuta quella posizione, ha sempre mantenuto quei 6 decimi di vantaggio e se l'è portata a casa. C'è da discutere, perché magari Verstappen e la Red Bull, soprattutto la Red Bull, i meccanici della Red Bull avrebbero potuto richiamare Verstappen prima al pit stop, farlo un giro, due giri prima, in quanto gli avrebbero permesso di avere più tentativi per superarlo. Probabile, però non lo so, perché la gomma poteva crollare con uno o due giri d'anticipo, quindi non lo so. Però gara della Madonna, gara bellissima, perché questo mondiale si prospetta veramente molto equilibrato, perché abbiamo 4 piloti che si proveranno a giudicarsi il mondiale. Bottas è scritto lì, presta nome, cioè è colui che veramente fungerà da parafulmine per le malanove, cioè tutto ciò che accadrà attorno a disfatte che accadranno alla Mercedes, tutte lui se le prende. E Hamilton no, Hamilton fortissimo, divino, tutto, però non ha mai una botta di sfiga, mai una botta di sfiga. Problema al pit stop alla Mercedes, però a chi? Ogni volta a Bottas, è un parafulmine quel poveraccio, è un parafulmine. Ogni volta se c'è qualche problema alla Mercedes lo ha lui. Hamilton mai, sarà un pilota eccezionale, gestisce la gara anche a livello psicologico, gioca con gli avversari, è tutto, è fortissimo, oggi ha fatto il record di più giri davanti a tutti, superando Schumacher, però non gli accade mai, ma mai niente, mai, mai. Oggi Bottas, se sono scordati i meccanici, la ruota andava anteriore destra, l'hanno abbassata, 10 secondi ha perso, 10 secondi. Hamilton, mai. Come, proseguo il discorso, comunque, invece dietro avremo un gruppone che si giocherà praticamente il terzo posto, però molto spesso il quarto posto, il terzo posto, scusate la ripetizione, nel mondiale costruttori, che è veramente appallato, diciamo, con McLaren, Aston Martin, stavo per dire Racing Point, l'Alpine, non so come cazzo io la chiamo, Alpine, forse inglese, poi che abbiamo l'Alfa Tauri, ci sono veramente un agglomerato di squadre che ci faranno divertire quest'anno. Che dire, la Ferrari è in ripresa, perché l'anno scorso siamo arrivati, arrivarono decimi con Leclerc, quest'anno siamo arrivati quindi sesti, superati all'ultimo da Perez, che ha fatto una super gara come sempre fa lui, veramente. Partiva in pit lane perché si era spenta la macchina, infatti la Red Bull secondo me avrà problemi di affidabilità un po', secondo me, perché anche l'Alfa Tauri ha avuto problemi.
partiva in ultima posizione dalla pit lane, è riuscito anche grazie alle due, no, una e mezza safety car, perché una era virtual safety car, ad arrivare addirittura quinto, quindi GG per lui. Stessa anche discreta gara per Vettel, che partiva ventesimo, no, diciannovesimo, scusate, perché appunto ventesimo partiva, ho detto ventunesimo, vabbè. Ventesimo partiva Perez, diciannovesimo Vettel, è arrivato fuori dalla zona punti, ma per una minchiata che vedremo tra qualche secondo. Un attimo, l'altra Ferrari di Sainz, solamente ottava, però alla fine buona gara per lui, per essere la prima gara con questa Ferrari, quindi buono. Poi Sainz partiva un po' indietro, partiva mi pare dodicesimo, ma è un ottimo gestore di gomme, quindi mi piace Sainz. Poi mi piace un botto da tanti anni, che veramente mi piace un botto, dai tempi della Toro Rosso. Comunque, poi nono Stroll e decimo un ottimo Tsunoda del 2000, questo è del 2000, alla mia età corre in Formula 1, io non ce la posso fare, mi sento troppo vecchio. E poi parliamo di Vettel, appunto, per concludere la giornata. Vettel, gara sembrava potesse arrivare in zona punti, poi ha fatto una minchiata con Ocon. Non lo so che cazzo gli è preso, non lo so, cioè era dietro, gli ha frenato addosso e l'ha tamponato e si lamentava, poraccio, che ha cambiato linea Ocon. Dove? Da quale parte? E a me Vettel piace un botto, cioè io sono un, come si dice per ora, vabbè, sono un bimbo di Vettel, cioè mi sta un botto simpatico. Quando se n'è andato con la della Ferrari l'anno scorso veramente quasi non piangevo, poraccio. Comunque speriamo, ora 3 settimane il prossimo Gran Premio, che palle, mi autoinfliggo pene corpore. Comunque, like, commento, iscrizione, attivate la lampina per non perdere questo video, andate a vedere tra poco, cioè tra poco, appena finirà la gara, il video di MotoGP di Marco, se siete interessati al video della Gent-Wevelgem di ciclismo, e ci vediamo più tardi con Marco. Ciao!